Il Gran Gala di Milano, la manifestazione organizzata da Giulio Cesare Ricci durante l'ultimo weekend di settembre, mi ha visto impegnato nella saletta Epson insieme a Videocell per mostrare il nuovo proiettore Epson LS10000 con sistema di illuminamento a doppio laser e tecnologia LCD riflessiva. Vediamo prima di tutto alcune immagini dell'installazione con Alessandro De Pasquale di Epson che ci fa da cicerone. Ciao, benvenuti all'installazione presso il Gran Gala Hi-Fi di Milano che si svolgerà questo fine settimana. Siamo in piena fase di installazione. Grande evoluzione nell'installazione rispetto alle vecchie fiere, dove molte volte avete visto i proiettori Epson dimostrati in ambienti molto sacrificati, col proiettore appoggiato su un tavolino, le cassettine con i micro autoparlanti. Finalmente è stato deciso di proporre un'installazione che sia pari alla qualità del proiettore che mostriamo. Quindi è stato fatto questo bellissimo castello di Americana che potete osservare intorno a me, che permette di levare uno dei problemi principali che si hanno in questo tipo di sale, ovvero le riflessioni dovute all'ambiente. Quindi su immagini molto luminose la luce si ribatte sullo schermo e si perde molto del contrasto della macchina. Come potete vedere è stata costruita questa cerinatura che permette di simulare una piccola Batcave, quindi riprodurre un po' l'ambiente nativo dove macchine di questo calibro dovrebbero lavorare, quindi sale trattate, sale dedicate, sale da home cinema. Lo schermo è uno screen line di 4 metri di base per 170 di altezza, quindi in formato 2:33:1. Il proiettore lavorerà al minimo della distanza, quindi intorno ai 5:20 con l'ottica tutta aperta, il più luminoso possibile, visto comunque la generosa dimensione dello schermo. Abbiamo poi tutto un rack di elettroniche fornito comunque da Videocell. Quello che finalmente vedremo qua, forse in una delle prime vesti ufficiali di fiera, è appunto l'Epson EH-LS10000, videoproiettore con sorgente a doppio laser. Ovviamente non abbiamo ancora, all'alba del 16:46 il proiettore non è ancora stato acceso, quindi quello che riguarderà tutta la parte di taratura video ma anche audio ovviamente verrà fatta durante la notte che precede l'installazione, come qualsiasi fiera che si rispetti, dopo un'abbondante cena. Dopo la nottata, al termine della calibrazione, abbiamo effettuato un test con alcuni video di riferimento. L'installazione audio comprendeva il nuovissimo Pre Yamaha CX A5100, il finale MX A5000 ad 11 canali ed un sistema di diffusori MK Sound in configurazione 7.2.2, ovvero con 7 canali base, 2 subwoofer e 2 canali Atmos a soffitto. Per il proiettore abbiamo effettuato due tarature, una secondo lo spazio colore REC 709, per la quale abbiamo ottenuto 42 nit al centro dello schermo su 4 metri di base con contenuti in scope e 63 nit su 3 metri di base con materiale in 16 noni. Per la seconda taratura abbiamo scelto lo spazio colore DCI per riprodurre contenuti 4K con spazio colore più ampio, ma con incarnati e tinte intermedie estremamente corrette. Grazie al castello con Americana e teli neri, il rapporto di contrasto full on full off dell'intera sala era di 15.001. Nelle due giornate della manifestazione l'afflusso di pubblico è stato eccellente, con più di 500 persone al giorno, suddivise in numerose sessioni giornaliere e superando in alcune occasioni la massima capienza della sala. Madrina della manifestazione è stata Dolce Nera, che ha pubblicato il suo ultimo album in vinile con l'etichetta Phoné e che ha visitato tutte le installazioni del Gran Gala. Arrivata nella saletta Epson le abbiamo mostrato un paio dei suoi ultimi video, iniziando da Accendi lo spirito, un video di qualità eccellente con dinamica straordinaria la cui visione ha avuto però conseguenze inimmaginabili. L'ospite speciale ha voluto assistere a buona parte della dimostrazione, compresa la clip dell'attracco dell'Endurance da Interstellar, riprodotta ovviamente a volume sostenuto e scatenando l'entusiasmo di tutti o quasi. Dolce Nera infatti è rimasta molto più tempo del previsto, stravolgendo il programma di appuntamenti di Giulio Cesare Ricci, visibilmente contrariato. Scusate, ma l'educazione... Un attimo su, così ci sentiamo. Più dura 3 ore, io starei qua. Guarda, torna, noi siamo qui fino a tarda notte. La cantautrice salentina alla fine ha obbedito, ma prima di congedarsi ha fatto alcune domande sulla tecnologia al sottoscritto, a cui ho risposto molto volentieri. Ma non gli ho fatto la domanda sull'OLED. E fammi una domanda sull'OLED, dai. Posso sapere se questa cosa della materia che si consuma? Mm-hmm.
siamo in piena fase di installazione nella sala Epson, dove grazie ai valenti tecnici di video sound che stanno installando, stanno finendo. Di chi? Scusate. Di chi? No, no, questa non si taglia. Di Videocell, anche voi fantasia nei nomi, Eurosound, Videocell, c'è veramente, sì, sono anche le 5 meno un quarto, un po' di stanchezza.